ufficiale della stagione 2020-2021. Il Padova all'esordio in Coppa Italia all'Euganeo, affronta il Breno, formazione del girone D di Serie D che viene dalla Val Camonica, provincia di Brescia. 4-3-3 il modulo scelto da Mandorlini, ci sono Vannucchi in porta, Germano, Andelkovic, Valentini e Barai in difesa, Mandorlini, Ronaldo e Della Latta a centrocampo, Nicastro, Paponi e Santini in attacco. Proprio Santini qui vediamo è in possesso di palla, serve Paponi che apre a destra di prima intenzione per Nicastro che serve nuovamente al centro al compagno che si trasforma in assist man per Santini. Al 13° è proprio Claudio Santini a portare in vantaggio il Padova contro il Breno. L'abbraccio tra i due, l'assist man e il marcatore. Anche l'anno scorso Santini aveva iniziato con il piede sull'acceleratore. Un buon inizio anche quest'anno per l'attaccante del Padova. Rivediamo il replay del gol che al 13° permette al Padova di portarsi in vantaggio sul Breno. Ancora Santini protagonista, sulla sinistra recupera questo pallone, entra in area, lo mette in mezzo dove però Nicastro non riesce a indovinare la deviazione vincente, svirgolando il pallone. Ancora Nicastro mette al centro un buon pallone, Paponi la prende troppo dal basso verso l'alto la palla e quindi non riesce a inquadrare lo specchio della porta, un po' si rammarica. Calcio d'angolo di Ronaldo, il colpo di testa di Della Latta che schiaccia il pallone a terra e sul rimbalzo è prontissimo, serio, a deviare il pallone in calcio d'angolo. Ottima parata da parte del portiere del Breno. Ancora il Padova, ancora Nicastro, il cross col sinistro, ancora un tentativo di testa da parte di Paponi. Germano, utilizzato come terzino destro anche in questa occasione, si è mosso molto bene. Qui c'è la girata di sinistro nello specchio della porta, ma parata facilmente da serio da parte di Nicastro. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Padova, che nella ripresa subito getta nella mischia Jelenic, il giocatore che già aveva militato in bianco scudato dal 2011 al 2014, rientrato attraverso il mercato di quest'estate a Padova per questa sua seconda esperienza, esterno d'attacco, Enei Jelenic. Il Breno qui in questa azione protesta per un ipotetico presunto tocco di braccio di Della Latta in area. In realtà sul tiro vediamo che le immagini chiariscono che il colpo è stato preso dal petto di Della Latta, non dal braccio. Qui è bravissimo, davvero immenso Germano a recuperare questo pallone. Palla per gli Elenici, il cross ci prova in una prima occasione Valentini che poi è rimasto in attacco, tenta la girata vincente ma non inquadra appunto la porta. Ronaldo, fallo su di lui, la punizione, guardate come Ronaldo riesce a vedere dalla distanza, serio, fuori dai pali e a infilare il pallone laddove il portiere del Breno non ci può arrivare. 2-0, siamo al 29° del secondo tempo, il raddoppio porta la firma del capitano Ronaldo Pompeu da Silva. 5 gol per lui l'anno scorso, 4 in campionato, 1 nei playoff contro la Feral Pisalò e anche per lui ottimo inizio quest'anno con una punizione da vedere e rivedere. Precisa, puntuale, cinica quanto basta per andare a realizzare il 2-0 della tranquillità. Finisce dopo pochi minuti di recupero il Padova, passa il turno e mercoledì della prossima settimana andrà ad affrontare il Frosinone in trasferta.